Questa è l'ultima storia sui social che Gabriel ha pubblicato prima di andare al lavoro e una fotografia inquadra proprio quella lingua di asfalto su cui ha perso la vita. Gabriel Aurelian Petrescu, 22 anni, era impegnato sul ciglio della strada provinciale 231 a Terlizzi per segnalare la presenza dei colleghi che pochi metri più avanti stavano falciando l'erba. Due automobili alla vista dell'operaio rallentano, una terza lo travolge. Alla guida una donna 45enne di Andria si ferma, chiama i soccorsi, ma non c'è nulla da fare. È assurdo, come si fa a non vedere un ragazzo così alto, snello, che agitava la bandiera in maniera anche prepotente. La rabbia e il dolore di amici e colleghi esplodono quando il corpo del giovane è ancora sull'asfalto. Che la signora va tolta la patente, così come la signora tanti altri, perché non si rispettano i limiti di velocità, non si rispetta niente in Italia. Oggi era l'ultimo giorno, dovevano terminare qua, ma disgraziatamente non c'è stata fortuna. Non c'è stata fortuna certamente, ma a mancare probabilmente è stata la sicurezza ed è su questo che i sindacati CGIL e CISL e UIL chiedono di fare chiarezza e di potenziare i controlli alle imprese. Petrescu, originario della Romania, viveva da anni a Corato con la famiglia, padre e figlio lavoravano per la stessa azienda. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale coordinati dalla procura di Trani insieme ai tecnici dello Spesal che dovranno accertare eventuali violazioni delle norme per la sicurezza sul lavoro. L'automobilista sarà indagata per omicidio stradale.